Effettivamente in entrambi i paesi, il ministro francese e il Presidente del Consiglio Renzi hanno annunciato l'importanza di avere delle riforme approfondite. Abbiamo un patto di stabilità, abbiamo deciso e preso decisioni noi come Consiglio per appunto rispettare questo patto di stabilità e di crescita, e anche qui ci sono degli elementi di flessibilità previsti da questo patto. Quindi mi pare che la Francia ha appena detto che intende rispettare i propri impegni. Io da parte mia non ho avuto segnali per pensare che la Francia non la pensa allo stesso modo, insomma abbiamo preso delle decisioni in questo senso poco tempo fa, quindi io sono fiducioso circa il fatto che tutti rispetteranno le proprie responsabilità, e soprattutto vorrei ripetere ancora una volta che la Germania per esempio sta prendendo tutta una serie di misure per rafforzare la domanda interna. Per esempio introdurremo un salario minimo a breve, insomma sono 9 miliardi di euro in più che verranno a creare insomma dei salari migliori anche per la custodia dei bambini, insomma sono 15 miliardi in tutto che verranno stanziati per favorire la domanda interna, e credo che questo sarà sicuramente utile anche per i nostri vicini europei.